La politica industriale, un'idea insana. A dirlo e a scriverlo in un libro appena uscito, intitolato Scegliere i vincitori, salvare i perdenti, è Franco De Benedetti, imprenditore dall'azienda di famiglia alla Fiat, dall'Olivetti alla Sasib, poi senatore per il PDS e l'Ulivo dal 1994 e il 2006, autore di numerose pubblicazioni su temi economici e politici. Nel suo libro, presentato ieri all'Unione Industriale di Napoli, parla dei partiti della Prima Repubblica e della loro idea di capitalismo delle partecipazioni statali, delle privatizzazioni degli anni 90 e delle aziende che non erano private, anche se privatizzate, come la Telecom, e del governo Renzi. Il libro è anche un'autobiografia, perché l'autore ha osservato da vicino le conseguenze negative che la politica industriale ha avuto anche sull'impresa privata. Alla presentazione erano presenti tra gli altri Antonio Bassolino e Paolo Cirino Pomicino, che ascoltiamo ai nostri microfoni. Il libro è una carrellata sulla politica industriale italiana, con una tesi di fondo: meglio l'iniziativa privata piuttosto che le società pubbliche, il cosiddetto capitalismo pubblico. Come al solito gli eccessi sbagliano, perché non c'è dubbio che c'è bisogno di un'iniziativa privata e di un'attività privata molto florida e in grado di cogliere le opportunità di mercato. Ma non c'è altrettanto difficoltà a riconoscere che in alcune zone, in particolare in alcuni settori strategici, come fanno grandi paesi come la Germania e la Francia, il capitalismo pubblico, lo Stato deve essere presente in alcuni settori strategici. Finanza, telecomunicazioni, cioè quegli investimenti a redditività differita che non sempre i privati sono in condizioni di accertare. Il nostro paese si è disarmato in questi 20 anni e vediamo ogni giorno quello che sta accadendo. Per cui non abbiamo più neanche gli strumenti per intervenire, non abbiamo più una banca pubblica, ce l'hanno invece i francesi e ce l'hanno i tedeschi, non abbiamo grandi società pubbliche, tutte vendute, ce le hanno i francesi e i tedeschi, e non a caso i francesi già stanno conquistando pezzi importanti, Mediobanca, Generali, BNL, Cariparma, Parmalat, Telecom e chi più ne ha più ne metta. La verità è che noi pensavamo di fare una privatizzazione che potesse un attimo intrecciare il capitalismo italiano con il riassetto del capitalismo europeo. Questo non è accaduto e c'è stata una svendita delle eccellenze italiane. Per cui siamo appunto privi di grandi realtà, mentre al contrario medie imprese e piccole imprese sono ancora presenti sui mercati internazionali perché hanno una capacità di innovazione non indifferente. Ma siamo privi delle grandi questioni che oggi fanno di un paese moderno: la finanza, la formazione del capitale umano, la ricerca e l'innovazione.